E qui voglio introdurti quello che per me è fondamentale. Tutta l'economia occidentale e anche mondiale è paragonabile ad una massaia che per cucinare gli spaghetti usa questo metodo che le hanno insegnato sin da bambina. Mette la pentola sul fuoco, poi dopo, quando la pentola è rovente, mette gli spaghetti. Aspetta 10 minuti quando improvvisamente mette l'acqua. Dopo altri 5-6 minuti spegne e passa un'ora e mezza a pulire il bruciato dal buono. Con fierezza ti dice che da un chilo di spaghetti 70 grammi li tira fuori. Ma la cosa portentosa è che tu, d'istinto, diresti, quasi quasi le dico, Come che si si fa? mette prima l'acqua, lei non deve fare. Ma stai per parlare quando lei ti. Ma figurati, zitto là, che adesso ho fatto un corso che per pulire il pulito dal bruciato io impiego 40 minuti e non come Un'ora e prima mezza. un'ora e mezza. Allora a questo punto, però, tu cosa fai? Tu che sei l'essere umano, in silenzio la inviti a pranzo e gli fai vedere come tu cucini gli spaghetti. Lei lo vede, ma non ti dice niente. Però forse andando a casa dirà: ma quella lì ha preso 2 etti di spaghetti e sono risultati 2 etti di spaghetti cotti. Comincia a riflettere, no? Ma a questo punto arriva il vero protagonista. E chi è? È il venditore di spaghetti. Chi viene lì da te dice: come ti permetti tu? Io Di far vedere come si fa. finora ho venduto 1 chilo di spaghetti per una porzione e adesso io con 1 chilo in quel modo lì me ne farebbero 10. Questa è esattamente la fiaba tetra dell'economia mondiale.